È arrivata nel centro storico di Torino la staffetta dell'acqua, corsa simbolica organizzata per valorizzare la buona gestione del servizio idrico e la qualità dell'acqua del rubinetto. Ospite teodoforo d'eccezione è stato Pietro Mennea, ex velocista, lungo recordman di 200 metri, che ha portato una borraccia piena d'acqua da Piazza San Carlo a Piazza Castello percorrendo via Roma. L'acqua deve essere un diritto di tutti, l'acqua deve essere consumata ma anche curata nel suo consumo. E deve appartenere a tutti, per cui io sono convinto che oggi il mondo può vivere senza petrolio, ma non può vivere senza acqua. La staffetta, organizzata nell'ambito del Festival dell'Acqua di Genova, è partita da Reggio Emilia e si concluderà il 30 settembre a Bari. A promuoverla è Federutility, la federazione delle società che gestiscono i servizi idrici, come ad esempio il gruppo SMAT, che si occupa del servizio di Torino e provincia. La staffetta è l'occasione di riaccendere i riflettori sulla questione dell'acqua pubblica dopo il successo dei quesiti referendari. L'acqua e il servizio idrico è quello che unifica un po' tutta l'Italia, nel senso che anche il referendum ha voluto dimostrare che l'acqua pubblica e quindi la partecipazione di tutti i cittadini a questo servizio che è così importante diventa un elemento determinante. Riteniamo che questa nuova iniziativa sia un'iniziativa che effettivamente ci consente nuovamente di dare visibilità al servizio che oltre 1000 dipendenti e 1000 tecnici portano avanti ogni giorno, ogni ora, ogni minuto.